Allora, il dato che si profila è un dato comunque positivo per il Movimento 5 Stelle in Basilicata, che nel 2013 sul voto di lista ebbe un risultato al di sotto del 10%. È ovvio, sono molto sincero, io personalmente ho una delusione in questo momento di tipo personale basata sul lavoro e sui contenuti che abbiamo proposto alla Basilicata in questi mesi. Ne abbiamo fatto un programma, l'abbiamo discusso, dimostrato. Ci abbiamo messo gli esperti a supporto, gli assessori, prendo atto e da questo ripartiamo, lo farò sia se sarò in consiglio regionale sia no, come ho fatto in questi 7 anni, indifferente. Ci sono un quinto degli elettori lucani che senza avere contatti di tipo da influencer, cioè senza aver avuto io interlocuzioni con persone che mi promettevano impegni per i 200, i 1000 o i 3000 voti, che ovviamente ho sempre rifuggito, ci sono cittadini singoli, lucani, giovani, persone che credono che questo sia un modello da portare avanti e da questo si parte. Ega. Dottor Mattia, il Movimento 5 Stelle in Basilicata è arrivato con un programma più completo, elaborato da più tempo. Come si spiega questo? Crede che i lucani non abbiano, che hanno contribuito di fatto alla stesura del programma, non abbiano creduto fino in fondo al nostro... No, non credo sia stata, intanto questa è stata una campagna elettorale stranissima. I due candidati principali oltre me erano meno conosciuti di me, che per definizione dovevo essere uno sconosciuto in quanto un cittadino non politico professionista. Quindi in questo momento mi viene di dire che i lucani non si sono proprio chiesti cosa fosse un programma, perché non lo sanno, perché hanno votato sempre senza avere un programma, hanno votato sempre per qualcuno, ma io credo che la strada resta quella che noi abbiamo imboccato e bisogna continuare ad andare avanti così.